Buonasera e benvenuti al Libro Incontro, terza puntata di questo nuovo format di Rete Sole dedicato al mondo dell'editoria e realizzato, lo ricordiamo sempre, in collaborazione con Diffondi Libro. Vi ricordiamo che il Libro Incontro va in onda in contemporanea nel Lazio, dove Rete Sole è visibile sul canale 87 del digitale terrestre, in Umbria, dove Rete Sole invece è visibile sul 13, ed anche in Bassa Toscana, dove per vedere Rete Sole è possibile sintonizzarsi sul 117 del digitale terrestre. Rete Sole che è visibile anche, lo ricordiamo sempre, anche in streaming. Basta andare sul sito www.retesole.it e poter vedere sia la programmazione del Lazio sia la programmazione dell'Umbria, quindi tramite il web. Siamo allora pronti a presentarvi anche oggi quattro nuove pubblicazioni. La prima si intitola Come farsi amare da un bad boy, guida pratica per sopravvivere in una fan fiction firmata da KJ Elin, pseudonimo di Marta Lorenzon, che è nata a Portogruaro, in provincia di Venezia nel 1994, che è sempre dedita ad inserire elementi ironici nei suoi lavori. Pubblicato nel 2021 per Cigno Nero, inserito nella collana Prisma, il libro si focalizza sul personaggio di Carol, che passa intere giornate insieme all'amica Febe a leggere romanzi rosa e racconti online. L'obiettivo di Carol è quello di diventare la protagonista di una fan fiction e, affidandosi ad essa come a un manuale per la felicità, cercherà in tutti i modi di conquistare un ragazzo da poco conosciuto, il cui nome è Delvin. Quest'ultimo si ritrova a frequentare la sua stessa classe, diventando in maniera del tutto casuale il suo compagno di banco. L'obiettivo sarà quindi quello di attrarlo, però con tutte le difficoltà del caso, un libro che lascia intuire quanto la vita reale sia più complicata, ma anche più emozionante di qualsiasi altro romanzo. Il secondo libro di cui vi parliamo oggi si intitola invece Il cuore non ha circonferenza ed è firmato da Barbara Annalin, scrittrice e traduttrice che ha attivo ben 9 pubblicazioni, tra queste citiamo almeno Nella tela del tempo e la fiaba intitolata Hanno rubato i colori. Pubblicato autonomamente, Il cuore non ha circonferenza fa parte della trilogia I segreti del cuore, in cui rientrano anche Il cuore non ha ricette e Il cuore non ha stagioni. Per quanto riguarda quest'ultimo lavoro di Nalin, tutto ruota attorno alla figura di Isabeau, ragazza che deve difendersi da un atto di cyberbullismo causato dal suo ex fidanzato. Costretta a rifugiarsi in California, a San Diego per l'esattezza, Isabeau faticherà molto ad abituarsi a convivere con l'ex compagna di suo padre e con la sorellastra. La vicenda prenderà però poi un'altra piega quando farà il suo ingresso nella storia un certo Marzio, un ragazzo tanto bello quanto irritante, che si divertirà a tormentarla. Pian piano poi la protagonista riuscirà a scoprire il valore della famiglia, imparando innanzitutto ad amare se stessa. Arriviamo allora al terzo libro in scaletta, il volume in questione è Quando la vita ricomincia di Luca Gennasi, classe 1965, nato a Casalecchio di Reno. Lui è un imprenditore di successo nel campo delle forniture di articoli tecnici industriali, ha fatto anche parte di tante associazioni di volontariato. Quando la vita ricomincia il suo romanzo d'esordio, pubblicato da Astro Edizioni. Si tratta di un lavoro fortemente autobiografico, segnato soprattutto dalla scoperta di una grave malattia curata in maniera quasi miracolosa. Nel testo è quindi presente di fatto il racconto della vita dell'autore, vita fatta di tanti incontri e tanti viaggi, ma anche di successi e fallimenti. E passiamo allora al quarto e ultimo volume di cui vi parliamo oggi. Si tratta di Naiaton e la chiave del tempo, parte 1, romanzo di Riccardo Canzanella, scrittore classe 1984, nato a Napoli ma residente a Roma ormai da diverso tempo. Lui è un grande appassionato di letteratura e di cinema, e a proposito di cinema ha già girato diversi corti e mediometraggi. Con l'intento allora di conoscere meglio questo lavoro, abbiamo pensato di ospitare l'autore nei nostri studi, al quale allora vado a dare il benvenuto.
Buonasera Riccardo, Buonasera. Benvenuto. Grazie anche a lei. Ci diamo del tuo ovviamente. Nessun problema. Allora, eccolo qui, intanto lo mostro subito perché è stato così gentile da portarcelo, Nayaton e la chiave del tempo, questa è la copertina del libro di Riccardo. Allora, sì. Intanto un libro che viene pubblicato autonomamente, poi magari ci racconterai qualcosa in più rispetto a questa scelta, un libro che rientra nel genere del cosiddetto urban fantasy e che racconta la storia di Carter, un ragazzo emarginato dalla società che dopo diversi anni si risveglia dal coma. Il suo viaggio nell'aldilà ha inizio quando scopre che in lui risiede lo spirito di un potentissimo demone. Carter fuggirà quindi insieme ad un soldato dell'esercito, un certo Angelico, che farà di tutto per metterlo in salvo. Sulle loro tracce ci saranno poi terribili creature, forze oscure senza scrupoli, i sette arcangeli guidati da Gabriele, oltre ad assicurare la pace tra tutti i regni, dovranno difendere la chiave del tempo da nuove minacce. Riccardo, ti va intanto di raccontarci un po' la genesi di questo lavoro, come è nata una storia simile? Beh, tutto è nato da un sogno fatto nel 2010, quindi sono stato ispirato da questo sogno che è stato molto importante per me. Da lì poi è normale che ho impiegato prima 2 anni per poter comunque tracciare la genesi proprio, quindi l'idea. Da lì poi ho iniziato a scriverlo su un foglio di carta, poi su un cellulare, un tablet e poi su un PC, in cui io ho impiegato 8 anni per poter scrivere tutto nei minimi dettagli. Eh sì, era quello che mi raccontavi, ci raccontavi prima di andare in onda, insomma una lavorazione molto lunga. Soprattutto accurata, perché comunque devo ricordare proprio ogni piccolo particolare che ho avuto nel sogno. Certo. Si può dire appunto, lo dicevamo poc'anzi, che il testo rientri nel genere urban fantasy. Sei sempre stato attratto da questo tipo di narrativa? Sì, soprattutto dal fantasy di Tolkien. Quindi essendo fan del Signore degli Anelli ho sempre letto quel tipo di argomento. Però è normale che i libri che trattano non solo di fantasy ma anche a livello di religione mi hanno sempre attratto, come anche i film, e quindi è normale sono stato ispirato a scrivere un libro simile. Possiamo dire che il tuo intento è stato sempre quello di esordire con un lavoro simile, insomma, sì, sì. Legandosi ad un genere di questo tipo. Sì, calcoli che comunque l'urban fantasy è simile al fantasy, una sottocategoria, però comunque mi piace quello stacco che c'è comunque tra la vita reale e l'aldilà. Quindi invece nel fantasy di Tolkien viene scritto tutto in un altro mondo, in un'altra era. Oltre a Tolkien, quali sono altri autori che in ambito letterario hanno un po' costituito, creato Stephen il King. Tuo background? Stephen King quando ha scritto It è stato qualcosa di eccezionale. Solo con lui che nella descrizione è molto più dettagliato. Invece yeah. Tolkien descrive più paesaggi oppure più i personaggi. Ognuno ha il suo metodo. E visto che il processo di lavorazione è stato molto lungo, abbiamo detto 8 anni, volevo sapere se durante tutta la lavorazione, la scrittura, ma anche la fase di revisione, ci sono state invece influenze di altri autori che magari man mano sei andato a scoprire. Guarda, sì. Autori che magari poi sono rientrati quasi inconsciamente nella scrittura. Onestamente ho usato sempre Tolkien come punto di riferimento, ma nel libro ho preso riferimento a persone della vita reale. Quindi mi sono ispirato a storie di persone che ho incontrato nella vita e mi piaceva raccontarle. A me non piace scrivere solo, mi piace raccontare storie e esperienze di persone che hanno superato avversità o difficoltà. Mi piace qualcosa che lascia il segno. E incontrando persone, come se il destino mi avesse dato l'opportunità di incontrare persone e di raccontare la propria storia. E quindi sono ispirato da questo, anche se Tolkien è rimasto sempre il mio punto di riferimento. Chiarissimo. Come dicevamo in apertura, presentandoti, tu hai una formazione importante in ambito cinematografico, sì. Comunque possiamo dire che in linea generale il cinema rappresenti per te una passione importante. Sì. Abbiamo anche detto che ti sei già dedicato alla realizzazione di corti e di mediometraggi, allora volevo chiederti a questo punto com'è stato il passaggio da un racconto in qualche modo visivo
che è quello che consente la macchina da presa, e perciò il cortometraggio, il mediometraggio e il lungometraggio, a un altro in cui di fatto le immagini non ci sono ma vanno semmai create. Quindi raccontaci un po' com'è stato il passaggio. La fortuna è che tutti i film che ho fatto da piccolo, da quando avevo 15 anni, li ho tutti scritti io. Quindi ho iniziato a fare corsi di sceneggiatura. Con il tempo ho capito che comunque la mia vera passione è scrivere. Allora ho pensato, come posso poter far realizzare i sogni delle persone, come posso farli immaginare i miei mondi, i miei viaggi, attraverso la scrittura e quindi scrivere libri. Da lì ho iniziato a scrivere questo primo romanzo, ben 12 anni fa, quindi potete immaginare che avevo 22-23 anni. Certo, insomma è un lasso di tempo molto ampio. Volevo chiederti, visto che insomma questo libro ti ha portato via tanto tempo, se c'è stata una fase più complicata di altre durante tutta la lavorazione, magari un momento in cui sei stato costretto a ragionare a lungo, non so, per risolvere una certa situazione nell'ambito della storia. Sì. Raccontaci un po'. Diciamo che la vita di ogni persona è sempre difficile, cioè nel senso tra il lavoro e la vita quotidiana. È normale che devi riuscire a trarre anche il tempo per poter scrivere. Spesso i sentimenti possono cambiare anche il modo in cui scrivi. Anche se è stato 3 anni fa che il finale, stavo decidendo il finale da scrivere, e mi sono basato sulle mie sensazioni. Mi è avvenuto un avvenimento che da lì ho preso ispirazione e l'ho scritta nel finale. E quindi sono stato ispirato. Diciamo che se quell'avvenimento non fosse mai accaduto, non avrei mai scritto il finale. Tutto è avvenuto come fosse destinato. E quindi ho scritto questo finale. Anche se in 8 anni il finale già l'avevo programmato in un modo, poi man mano che scrivi il libro cambia. Tu parti da un'idea, poi man mano l'evoluzione ti porta a un finale diverso. Certo, diciamo si è sempre pronti a ricambiare le carte in tavola. Sì. È un'osservazione molto interessante a mio avviso. Ti andrebbe invece di dirci qualcosa in più su Carter, che come abbiamo detto è il protagonista della storia, questo emarginato dalla società. Come sei arrivato a concepire una figura simile? Allora, onestamente Carter diciamo è il mio alter ego, perché comunque sono cresciuto a Napoli, che è una città abbastanza difficile, solo avendo mia madre e mio fratello, quindi è normale che fare amicizie lì era molto più difficile rispetto ad altre città. E quindi è normale che crescevo da solo, oppure andavo a scuola e vedevo gli altri che comunque avevano una vita diversa dalla mia, un trascorso di vita diverso, e quindi cercavo sempre di socializzare, ma loro comunque avevano sempre un po' di... io avevo anche difficoltà di relazionarmi con loro. Poi è normale che, avendo fatto il sogno, ho scritto in prima persona ciò che ho visto, e quindi Carter non è altro che il mio alter ego, però a livello di personaggio. Chiaro, sì, poi ovviamente hai estremizzato, credo, anche alcuni tutte le esperienze, aspetti. Tutte le esperienze che comunque a Carter, diciamo, le ho vissute io, solo che è lì che comunque è un po' più piccolo rispetto alla mia età. Cosa possiamo dire invece di Angelico, colui che in pratica si attiva per mettere in salvo Carter, vivendo con lui anche diverse peripezie, diverse fughe? Allora, diciamo che io amo l'amicizia, come l'amore. L'amicizia per me è uno degli elementi più importanti che esistono, anche se oggi è molto difficile come elemento. E allora mi sono ispirato a un personaggio come Sam del Signore degli Anelli, che aiuta Frodo a portare l'anello, in questo caso a un personaggio angelico che aiuta il personaggio principale Carter ad aiutarlo a fuggire, perché comunque lui risiede un po' un potere di un demone molto molto potente, ed è normale che se le forze oscure vogliono comunque impadronirsi di quel potere potrebbe scatenarsi una guerra tra il bene e il male. Chi poteva aiutarlo? Un semplice ragazzo, un semplice angelo che lo aiuta a scappare. Senti, è curioso anche il concetto di chiave del tempo. Come possiamo spiegare a chi ci sta seguendo di che cosa si tratta, la chiave del tempo? Perché magari, sai, molte persone possono non essere, grandi esperte del genere, quindi dici un po'. Allora, chiave ha il doppio significato. Chiave proprio come oggetto, e chiave proprio come la chiave del tempo, cioè che io sono un grande appassionato di viaggi, soprattutto viaggi nel tempo, poter alterare la linea temporale è la cosa penso più bella ma anche affascinante. C'è proprio una chiave che posseggono gli angeli che gli permette di poter viaggiare attraverso il tempo, non solo tra le epoche ma anche sulla terra,
e quindi di poter interferire con alcuni avvenimenti. Quando noi per esempio vediamo un segnale, guarda, mi è capitato un semaforo rosso invece di verde, oppure un pedone che è passato, quelli sono tutti avvenimenti che avvengono secondo me dall'aldilà e poi non o dalle, da forze comunque ultraterrene, che ci spingono comunque a seguire questi segnali che ci arrivano. Poi è normale, la chiave ha questo doppio significato, proprio come oggetto e la chiave del tempo. Ascolta, ci avviamo verso la fine di questa nostra chiacchierata, giusto un paio di domande e poi ci salutiamo. Il titolo del libro è Nyarlathotep e la chiave del tempo parte 1, quindi questo lascia intuire che probabilmente vi sarà un seguito. Che cosa vuoi dirci in più? Vabbè, non posso dire molto di più perché comunque è in fase di produzione, quindi lo sto ancora scrivendo, però entro un anno e mezzo verrà anche corretto e pubblicato. Anche se posso dire che, cioè faccio un'anticipazione, certo, ci saranno sempre viaggi nel tempo e sarà un prequel rispetto a questo libro qui. Quindi comunque è un libro a parte, ma c'è qualche riferimento anche a questo. Comunque è sempre un qualcosa che è sentito, non voglio scrivere cose banali, qualcosa che comunque può portare le persone a credere nella speranza. Questa idea, insomma, di dividere di fatto la storia c'è sempre stata oppure è arrivata in un secondo momento? No, c'è sempre stata. A me piace così. Cioè, nel senso, io quando inizio a scrivere un libro, tutto ciò che faccio è già progettato dall'inizio. Deve essere tutto calcolato. E quindi avrà una seconda e sarà ultima parte oppure... No, ci saranno anche altre edizioni sicuramente. Quindi non è neanche una trilogia, forse qualcosa anche di più ampio. Sì, esatto. Sempre anche con la fortuna che di avere anche il successo e poi da lì poi fare proprio una catena proprio di libri. Pensi che in futuro potrai anche distaccarti da questo genere che comunque abbiamo capito essere uno dei tuoi preferiti e quindi magari anche a livello di scrittura dedicarti ad altri generi? Perché comunque la scrittura è naturale, non sarei me stesso a scrivere qualcos'altro, un giallo per esempio, prenda Nicholas Sparks, fa tutti i libri comunque d'amore o romantici, Nicholas Sparks non farà mai un giallo come Stephen King oppure un horror, certo. Ognuno ha il proprio genere. Anche se poi, insomma, sono capitati casi, ad esempio sono un grande appassionato di Cormac McCarthy che con La strada si è lanciato, come dire, nel genere un po' della fantascienza. Però è vero, come dici tu, probabilmente diciamo uno scrittore più o meno ha un po' il suo marchio di fabbrica, esatto, i suoi punti di riferimento e quindi... Il suo stile. L'importante è avere il proprio stile, trovarlo e poi comunque continuare a seguirlo. Riccardo, un'ultima domanda. Prego. E poi chiudiamo. Come detto sempre in apertura, questo è un libro che è stato pubblicato in maniera autonoma, quindi diciamo non c'è di fatto una casa editrice alle spalle. Vuoi raccontarci qualcosa in più? Sì, calcoli che comunque come prima esperienza sono stato anche consigliato da diversi amici che mi hanno consigliato di seguire questa strada, perché essendo comunque un genere fantasy che in Italia non è che va molto per la maggiore, quindi mi hanno consigliato di utilizzare questo tipo di percorso. Poi man mano che se dovessi fare concorsi e vincerli, è normale che automaticamente gli altri libri che ho scritto potranno avere maggiore successo. Però in Italia è normale che ci sono altri generi che vanno comunque come gialli oppure gli horror, però comunque mi piace sempre iniziare pian piano e poi dopo vediamo dove arrivo. Bene, allora detto questo, in bocca al lupo. Crepi. Allora, ringraziamo tantissimo Riccardo Canzanella, rimostro nuovamente la copertina del suo libro, eccolo qui, il suo libro d'esordio, Nyarlathotep e la chiave del tempo, parte 1. Ringraziamo anche tutti voi che ci avete seguito, che avete seguito questo nuovo appuntamento di Libro Incontro, format di Rete Sole dedicato al mondo dell'editoria. In chiusura vi ricordiamo anche i nostri contatti. Allora, per scriverci, intanto la mail è sempre la solita, tg@retesole.it. Per quanto riguarda invece i social network, Rete Sole su Facebook con un doppio account, Rete Sole Lazio e Rete Sole Umbria, e anche su Twitter e anche su Instagram, seguiteci anche lì per essere aggiornati rispetto a tutte quelle che sono le nostre attività. Detto questo, vi ringrazio e ringrazio nuovamente Riccardo Canzanella, ospite di questa nostra terza puntata, e a questo punto vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.